L'abito fa il monaco, il bambino, il giapponese, il fiore. Come spiegano le quattro sezioni della mostra, ispirate a religione, infanzia, tradizione e natura, che vanno dipanando intrecci narrativi e icone su tessuto. Dalla collezione privata Manavello, in collaborazione con il Museo della Civiltà di Roma, una selezione di pregiati kimono uomo-donna-bambino della prima metà del secolo scorso mostra risvolti sociali, strascichi antropologici e storie, tessute, ricamate, tinte in filo e in capo, accompagnate da ikebana e kenobo, ohara e sojetsu, bambole, aquiloni e tutto il bello che c'è. Il kimono ha costituito, sin dagli albori della propria origine, una sorta di foglio su cui la storia e le scelte estetiche dell'uomo, determinate da innumerevoli fattori, hanno scritto e disegnato gli effetti dell'evoluzione della società. Essi rappresentano pertanto un'icona culturale paragonabile ad una fotografia istantanea di ogni epoca. La collezione Manavello comincia a prendere forma con una quindicina di anni fa, da una profonda passione per il Giappone e per la sua raffinatissima cultura. Ne ho intrapreso lo studio fortemente attratta dalle arti applicate, in modo particolare dai tessuti, ed altrettanto fortemente motivata ad approfondirne la conoscenza, focalizzando la mia attenzione sugli abiti ed affiancando a questa l'acquisizione di un primo nucleo di kimono di inizio Novecento. In una prima fase ho rivolto la mia attenzione a pregiati pezzi legati ad antichi metodi di lavoro e a minute fantasie. Si tratta in prevalenza di abiti realizzati per una clientela di alto livello che richiede lussuose stoffe di seta, tessute a telaio o decorate a mano da artisti o da abili artigiani.
Successivamente mi sono avvicinata all'indagine del kimono, ascrivibile al primo quarantennio del Novecento, nei cui patterns, oltre ai soggetti classici, sovente rivisitati in chiave moderna, il cosiddetto kimono Taisho Roman, sono presenti curiosi riferimenti a fatti di cronaca contemporanea o sorprendenti relazioni con la coeva pittura ed arte occidentali, cui il Giappone guardò con considerevole interesse soprattutto negli anni fra le due guerre. Ne sono testimonianza, ad esempio, il piccolo kimono da bambino che richiama l'episodio bellico fra Giappone e Cina del Manciukuo 1932, o l'appariscente kimono da donna a sfondo viola, il cui acceso contrasto cromatico fra il fondo e le foglie e la dimensione gigantesca del motivo decorativo ricordano le estrose soluzioni dell'Art Deco.